Allora ragazzi, eccomi qua. Sono un po' stata ad aggiustare la luce perché ovviamente quando registro presto e c'è un bel sole, oggi finalmente c'è un bel sole perché è stato sempre brutto tempo, veramente sembrava di stare a Londra, non lo so, era sempre senza sole praticamente. Oggi c'è questo bellissimo sole e quando c'è sto sole in questa camera dove registriamo c'è la finestra, la porta finestra sulla destra, quindi arriva questo sole che praticamente, ora vi faccio vedere come sarebbe altrimenti. Ecco qua, non si vedrebbe niente. Io ci ho messo il pannello davanti di modo da essere visibile nel miglior modo. Quindi sono stata un po' ad aggiustare, spero si veda bene. Poi, ragazzi, ultimamente stiamo avendo un sacco di problemi di messa a fuoco. Praticamente, mentre stiamo facendo qualcosa, la messa a fuoco se ne va. E infatti, in molte parti, mia sorella certe volte dice: ma non vedi che non era messa a fuoco? Ma io poi come. Cioè, io non me ne rendo conto, magari, oppure me ne rendo conto, modifico, però quel pezzettino non lo posso togliere perché altrimenti poi non ha senso il video. Quindi scusatemi se alcune volte sono dei pezzettini non a fuoco. E niente, volevo fare questo Get Ready With Me. In realtà lo volevo fatto già l'altra volta, che sarebbe il video Get Ready With Me 5 minuti, quello la veloce. È diventato 5 minuti in realtà, perché ragazzi non era 5 minuti, non doveva essere un 5 minuti. Ma appunto per questi problemi di montaggio, praticamente ho tagliato un sacco di parti. Infatti. Poi infatti ho detto vabbè adesso metto 5 minuti Get Ready With Me perché avevo parlato 30 ore e non ho dovuto tagliare tutto praticamente perché non andava bene niente nel montaggio e quindi niente preambolo, iniziamo così con questa piccola digressione. Ora ragazze vado a prendere il correttore e vado a correggere come sempre le occhiaie ai lati del naso, pennellino piccolino e correttore aranciato. Io utilizzo questo qui della Peggy Sage a base arancione che io utilizzo per mimetizzare l'occhiaia dove ha un colore più prepotente, diciamo. Quindi mimetizzo l'occhiaia con il colore come sempre. E poi, ovviamente, solo sulla parte che appunto voglio coprire, quindi che è violacea, verdognola. Dopodiché vado con il correttore invece più beige. Più color della pelle, io utilizzo l'anti-cerne di Avrilla, questo qui che appunto è color beige, sempre con lo stesso pennellino per essere precisa, e vado a coprire l'arancione. Quindi e niente, ragazze, stavo pensando l'altra volta che sono troppo contenta, vi giuro, di aver intrapreso questa strada comunque del canale, che lo abbiamo iniziato a fare seriamente proprio con passione eccetera, perché vi giuro non c'è cosa più bella per chi ha qualcosa da condividere, per chi ama farlo, perché poi comunque ognuno di noi ha delle passioni, penso a delle dei, non lo so, dei hobby, delle cose che gli piace fare, però magari se le tiene per sé non ha bisogno di condividerle eccetera. Invece io da quando ero pure un po' più piccola sono una persona riservata, però sentivo sempre il bisogno di condividere qualcosa, però non sapevo come farlo. Infatti appunto, essendo riservata magari a poche persone arrivava questo mio lato che aveva tanto da dare, diciamo. A me piace molto spiegare le cose, far capire cose alle persone, mi piace molto darmi in questo senso. Quindi stavo pensando che sono troppo felice di, che ci sia questo tipo di possibilità attraverso YouTube. Veramente una cosa stupenda perché per quanto possa essere visto sotto degli aspetti brutti, ovvero che ci sono tante cose brutte anche online perché poi si creano delle antipatie, le persone ci sono delle gelosie, sinceramente, beh, questa è una cosa umana, è brutta e bisogna secondo me cercare sempre di smontarla, perché anche a me capita che sono gelosa, dico oddio ma roba è da quella, voglio essere quella, però poi delle altre volte, quindi sono umana, però delle altre volte poi invece rifletto e dico ma perché devo essere gelosa? Devo prendere il bello di questa persona, semmai, o qualsiasi cosa sia, che ne so, una persona che sta in TV, una persona famosa eccetera. Quindi uno dovrebbe cercare di prendere il meglio delle cose e il meglio per esempio in questo campo non è appunto quello di essere in competizione, di dire oddio, devo fare meglio di quella. Bisogna fare del proprio meglio, meglio, ma nel rispetto di se stessi e degli altri lo dobbiamo fare per noi, non perché dobbiamo superare qualcun altro meno, ma dobbiamo fare del nostro meglio per noi stessi, appunto.
E quindi uno, perché alla fine se si mette a pensare, oh, vabbè, ma ce ne sono mille che fanno make-up, alla fine ce ne sono mille che fanno tutto perché il mondo è gigante e pieno di gente. Quindi ognuno, ovviamente queste cose le dico quando sono felice e sono propositiva, non è che sono Maria Teresa di Calcutta, quindi è tutto fantastico e rosa nella mia vita, lo dico anche sempre a mia sorella che è un po' pessimista. Ovviamente io questo lo dico, ma anche io ai miei momenti che dico, ma che me ne può, ma cioè, ma io non ce la faccio più, ma non voglio fare proprio niente, basta, eccetera. Però per fortuna sono più momenti, ecco qua, propositivi, sì, devo fare del mio meglio, ce la devo fare, sì, ce la posso fare. E ragazzi, secondo me lo dobbiamo fare tutte, perché sono veramente troppe le cose brutte che ci possono essere nella vita, sono tantissime, quindi cerchiamo di prendere il meglio dalle cose. Comunque, beh, digressioni. Allora, dopo aver coperto le occhiaie, quindi i lati del naso, vado adesso a stendere il primer, come sempre. Utilizzo il primer base occhi uniformante, questo qui della Puro Bio. E lo vado ad applicare su tutta la palpebra. Deve cercare sempre di prendere il meglio delle cose, solo che è difficile, me ne rendo conto. A volte veramente uno si scoccia di qualsiasi cosa. Soprattutto quando trova magari delle persone che non pensano di meno, ecco, perché se tutti avessimo un po' di tempo per pensare, penseremmo a quante cose va non vanno e quindi veramente faremo del nostro meglio per far andare nel nostro piccolo le cose per il meglio, quelle le relazioni, che siano di amicizia, di lavoro, di amorose. Allora, sono andata ad applicare il primer, vado ad incipriare come sempre con un pizzico di ciglia, appunto. Utilizzo la Essence About Matte, questa qui bianca, che pare bianca però poi è trasparente. Fare un trucco sui toni del rosa. In realtà ho visto che tra tutti gli ombretti che ho, non ho un ombretto pesca opaco. Me lo devo comprare perché, ecco, magari uno compra sempre gli stessi ombretti, compra sempre ombretti, sì, ne ho mille miliardi, però per esempio ecco qua, mi piace molto, mi stanno piacendo tanto i trucchi, ne ho visti alcuni con questo color pesco rosato, color salmone, questo colore così, insomma, questo range di colori qui, bellissimi, mi piacciono tantissimo quei trucchi, e comunque che vanno sull'opaco, perché alla fine di rosati, eccetera, ce li ho, comunque shimmer e così via, quindi me lo devo comprare. Nel frattempo, visto che non ce l'ho, vado ad utilizzare questo colore, che diciamo è della gamma cromatica che vi dicevo, però è shimmer appunto, non so se lo riuscite a vedere. Comunque è di Nabla, ovviamente nei miei trucchi non può mancare mai un ombretto di Nabla. Snowberry, questo bellissimo color rosa, rosa antico, rosa spento, molto romantico, molto sofisticato come colore, bello. Lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile con questo pennello che è il 232 Luxe Classic Shader della Zoeva. Vado subito poi a prendere un pennello da sfumatura, uno di quelli che utilizzo quasi sempre, di quelli morbidissimi, molto molto ergonomici, per fare in modo di avere una sfumatura molto leggera, e vado a sfumare nella piega, sempre con un ombretto di Nabla. In questo caso utilizzo Narciso, che è questo bellissimo marroncino chiarissimo, con base più che va nel rosa, diciamo. Bellissimo anche questo colore. Vabbè, quale non è bellissimo? Mi piacciono tutti, ovviamente, figuriamoci. Quindi vado a prenderlo con questo pennello ampio e vado a definire, a dare una definizione leggerissima alla piega dell'occhio. Per dare più definizione poi vado con un pennello a punta, questo è sempre di Zoeva, 231 Luxe Petite Crease, questo qui che utilizzo praticamente sempre, e vado con un altro colore sempre di Nabla, e questo è Mimesis, questo bel colore melanzana scuro, prugna, melanzana insomma, e vado nell'angolo esterno ad intensificare. Ragazzi, invece di tenermi questa volta, come faccio sempre con una sfumatura comunque circolare, diciamo, questa volta invece vado ad allungare la sfumatura, quindi a farla leggermente più a punta, e poi ovviamente rientro verso l'interno. Questo modo che mi allunga comunque lo sguardo, mi dà un effetto ottico di sguardo più allungato. Vado sotto anche con lo stesso colore, quindi Mimesis,
sempre con un pennellino preciso e piatto. E ragazze, per renderlo più tridimensionale e giocare un po', anche se comunque resta poco visibile perché lo utilizzo soltanto sotto, vado ad applicarci sopra questo bellissimo top coat. Questo qui è, adesso ve lo vado a dire, è Nereide, che è questo bellissimo colore, questa patina brillante, praticamente color grigiastro, ma comunque molto leggero. Allora ci vado, vado quindi sopra a Mimesis per renderlo più brillante. Mi concentro questa parte iniziale. Ora ragazze, come sempre con un colore opaco vado a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare. Trovo il pennello, eccolo qui, con un pennello morbido, utilizzo sempre il pennello medio morbido, e vado sotto l'arcata con un colore opaco, illuminante, e utilizzo Butterfly di neve, che non è un must have praticamente, burroso, opaco, morbido, pigmentato e tutto quanto. Dopodiché vado a sfumare l'incontro tra appunto questo color burro e la sfumatura del trucco. Ora ragazze, contorno il mio make up con l'eyeliner, guardo con l'occhio aperto leggermente di lato a creare questa linea, l'angolo. Utilizzo un eyeliner medio, quindi non troppo sottile, non troppo spesso, che si tiene bene o male della stessa grandezza fino alla fine, con la codina bella precisa. Ok, ho applicato il mascara, vado adesso a delineare le ciglia, ad aggiungere praticamente qualche peletto e a sfumarlo. A proposito di video che non sono make up, diteci quali magari preferireste vedere, quali vi piacciono di più, quali vi interessano maggiormente. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, così li prendiamo in considerazione appunto per dei video futuri, comunque a breve termine, che comunque faremo per voi, che magari se ci dite quali vi piacciono, allora veniamo proprio incontro anche a quello che ci consigliate. Ok. Adesso ragazze vado con un po' di Bella Sveglia sulla palpebra inferiore. Vado a stenderlo con le dita. Tampono un po' e lo stendo, di modo da dare una base più morbida e più idratata al correttore che andrò ad applicare. È la Under Eye Concealer 1.0, che tra l'altro sta quasi finendo, ma ovviamente già ne ho preso un altro, quindi non sia mai che mi trovo senza. Io ho sta fissa, ragazze, non so voi, ma a parte il make up, ma in generale tipo per le cose della skin care, pure saponette per il bagno, dischetti e struccanti in generale, ho la fissa di fare praticamente scorta delle cose, perché tipo per esempio anche lo struccato, tutte queste cose qua, e infatti non resto mai, perché se resto senza, tipo se mi finisce, io non ho la scorta, mi dà un fastidio, cioè mi sento, cioè lo so che alla fine non fa niente, per carità, però mi piace fare scorta per non trovarmici mai senza, capito? Non voglio mai essere sprovvista, mai trovarmi con l'acqua alla gola, ecco, che magari mi è finito lo struccante e non so come struccarmi, che ne so, perché magari a volte quando uno lo fa all'ultimo minuto magari non ha modo di comprarlo, poi per esempio per dire lo struccante. Vado a togliere un po' di nero che ho macchiato con l'eyeliner. Non so se andare un altro po' ad intensificare la sfumatura con il viola
Ora ci vado leggermente ricollegandomi un po' all'eyeliner. A proposito, una cosa che mi piace fare è quando ho realizzato il trucco, scusate i messaggi, quando realizzo l'eyeliner mi piace poi andare a fine, quando poi ho finito il trucco, andare a diciamo ricongiungere con un po' di ombretto quello più scuro, a creare un po' di ombra a partire dalla punta dell'eyeliner verso l'interno. È come, ora vi faccio vedere, è come se mi incorniciasse il trucco e l'occhio praticamente, vedete? Andando proprio alla fine dell'eyeliner. Altra piccola tip, vado con un po' di nero, sempre con il pennello piatto, solo all'angolo esterno, proprio a ricollegarmi appunto con l'eyeliner anche sotto. Allora, ecco ragazze, sono andata a prendere la spugnetta di là e però ve ne voglio parlare perché praticamente questa è una scoperta dell'ultimo periodo, ve la volevo mostrare anche in action praticamente, è stupenda. Allora, è questa spugnetta Beauty Blender, praticamente semi Beauty Blender, io adesso l'ho bagnata, quindi è veramente morbida, ergonomica, davvero una bella spugnetta. E ragazze, non ci crederete mai, l'ho pagata soltanto 2,90€, intorno ai 3€. Vi ho conservato anche il pack perché ve lo volevo mostrare nel caso foste ancora in tempo, perché praticamente l'ho comprata da Lidl. La marca è Mio Mare ed è appunto spugna per il trucco, non c'è scritto nient'altro. Praticamente, come saprete, Lidl ogni tanto fa queste mette tra i prodotti delle cose limited edition, diciamo, che quindi stanno lì per una settimana, tipo la settimana del trucco mette cose di make up, settimana che ne so della casa mette cose, insomma fa sempre questo, non so se voi lo sapete. Comunque c'erano questi prodotti per appunto per di spugnette, queste cose qua. Io vi dico la verità, quando vi dico pubblicità eccetera non ci pensai proprio né ad andare a comprare, perché molte volte magari vado apposta per comprare qualcosa, invece non ci sono andata apposta. Ma quando sono andata invece a comprare delle altre cose, perché da Lidl, tra l'altro vi parleremo qualche volta di sto fatto, sia di Lidl sia di altri supermercati, intanto vado a mettere fondotinta, sceglierò sempre la BB cream di Avril e il fondotint sempre di Avril. Praticamente che è successo? No, niente, che noi facciamo la spesa in 10.000 praticamente posti diversi, perché in ogni posto troviamo qualcosa di conveniente, di buono per quello che appunto rappresenta quel prodotto, perché magari molte persone, mi rendo anche conto, che non hanno tempo, chi lavora va nel supermercato quello lì e basta. Noi invece abbiamo la possibilità comunque di andare in più supermercati, perché comunque ci va mia mamma in alcuni, in altri ci andiamo apposta noi, e quindi ne visitiamo diversi a seconda dei prodotti che vogliamo acquistare. E in particolare, per dirvi, da Lidl ci andiamo sempre a comprare, che ne so, l'avocado, il succo d'arancia, perché è 100% naturale, non è concentrato né altro, è proprio succo d'arancia, infatti dura pochi giorni. Poi che ne so, come quelli che compravamo per esempio a Londra, perché là li fanno molto. Poi per esempio, quindi 100% tipo spremuta, oppure compriamo che ne so, gli anacardi, li compriamo, le gallette di riso al cioccolato. Insomma, vabbè, poi ve ne parleremo in un video magari dedicato a questo. E niente, praticamente siamo andate lì io e mamma, digressionissima ho fatto, vabbè, e c'erano queste cose, questi prodottini. Ovviamente ce n'era una di questa, perché ci sarei riandata, visto che è ottima, a comprarla, sia magari a mia sorella, una magari per regalarla a voi, ma ovviamente era l'unica, l'ultima. E ero anche un po' scettica, perché ho detto, va a finire, non si gonfia, non è buona, che la prenda a fare. Ho detto, vabbè, per 3 euro non fa niente, la proviamo, ecco qua, magari ne parliamo alle ragazze, vediamo com'è. Ragazze, 3 euro di spugnetta è fantastica, quindi magari se siete ancora in tempo, se nella vostra città c'è Lidl lì vicino, se ci spendete, sapete dov'è, eccetera, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, perché questa comunque è uscita un sacco di tempo fa sta roba, per il make up diciamo, ma c'era questo residuo di cose, c'era solo una di queste, poi c'erano quelle lì, per esempio quelle col manico e la Beauty Blender alla fine, però sinceramente non la preferisco. E poi altri pennellini, cose così, però non mi hanno convinto. Invece ragazze, questa spugnetta veramente ne avrei fatto scorta, perché è veramente validissima, si gonfia, diventa quasi doppio come la Beauty Blender originale, è buonissima, ha una buona consistenza, l'ho già lavata ed è perfetta, veramente sono rimasta contentissima. Infatti ho detto, io ne devo parlare alle ragazze, perché massimo se ancora sono in tempo è un ottimo veramente acquisto. Comunque adesso vado con una penna correttore sulle singole imperfezioni del viso, dopo aver steso fondotinta vado sui rossori,
sulle imperfezioni varie e sfumo. Ecco qua, a volte non si sa mai. Ora io ne ho provate tante di Beauty Blend, l'originale, quella lì di cui vi ho parlato, quel marchio di cui vi ho parlato che ho trovato su Amazon, ottime, quella di Real Techniques e così via, ma non si smette mai di scoprire. Ecco qua, magari chi non si vuole comprare, non so, la Beauty Blend che sta a 20 euro per dire, chi non riesce a trovare Real Techniques e così via, guardate quante belle, diciamo, soluzioni si possono trovare. Allora vado ad incipriare sempre con la cipria di prima, la Essence Lab Matte. Vado col pennellone, questo qui Powder Brush della Real Techniques, che è ampissimo, mi fa fare il viso alla velocità della luce, questo ci piace. Vado poi un po' con correttore, scusatemi, con blush e terra mescolati. Finito, l'illuminante non lo vado a mettere perché la mattina non lo metto quasi mai. Vado poi a prendere, per finire, un attimo solo che ovviamente non ce l'ho portata di mano, vado a prendere praticamente, mi vado a fare una spruzzata di acqua termale, perché sigilla il trucco e mi toglie questa polverosità che magari mi hanno dato appunto i prodotti in polvere. Quindi sigilla il trucco, fa sì che si fondano tutti gli strati e mi dà un effetto ancora più naturale. Vado quindi a spruzzare quest'acqua, che è un piacere. Sulle labbra, visto che dovrò pranzare, vado ad applicare un velo di balsamo per le labbra alla vaniglia. Magari vado a mettere un rossetto un po' più protagonista. Io spero, ragazze, che questo video vi sia piaciuto. Devo scappare, quindi abbiamo un po' chiacchierato. Ho fatto questo make up comunque da giorno, carino, sui toni del rosa. Io spero tanto vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di scrivermi qui giù nei commenti che tipo di video vorreste vedere. Io vi mando un bacio, al prossimo video.